Bentrovati e bentrovate sul canale di M&F Merletto. Oggi sono qui per presentarvi un nuovo disegno di grande formato, l'albero della vita. Vi racconto un po' la storia di come è nato questo disegno. Io, molti di voi forse lo sanno, sono un'appassionata di escursioni. Mi piace moltissimo passeggiare, camminare, fare sport immersa nella natura e nella bellezza della natura dell'Appennino centrale. Quest'anno, purtroppo, a causa di un nemico piccolo, infido e sconosciuto, purtroppo ancora molto sconosciuto, che si chiama Covid, siamo stati costretti a rimanere all'interno delle nostre abitazioni. Un giorno, mentre ero in casa, subillata da questi messaggi abbastanza funerei che arrivavano dai social e dalla televisione, avevo indosso questo girocollo e questi orecchini. Orecchini e girocollo che sono stati realizzati da un amico orafo. Guardandoli ho detto: voglio creare anch'io il mio albero della vita, un albero della vita che io e molte altre persone potremmo realizzare a Merletto. Ho fatto così uno schizzo su un cartoncino, vi faccio vedere, ecco, questo è lo schizzo iniziale. Su questo cartoncino ho fatto questo schizzo, eravamo circa alla metà di marzo. L'ho ingrandito, l'ho ripulito, l'ho stampato con la stampante che abbiamo in casa perché non potevo accedere ai nostri fornitori perché tutti i nostri fornitori, tutte le tipografie che forniscono M&F Merletto erano ovviamente chiuse. Ho assemblato le varie parti del disegno e le ho appoggiate sul mio tombolo e ho iniziato a lavorarlo. È stato una cosa molto molto bella perché ha dimezzato i tempi dell'atteggiamento forzato che avevamo a stare in casa, no? Questi arresti domiciliari imposti sono diventati molto più belli perché io avevo la possibilità di fare tombolo e fare merletto sul mio cuscino a un disegno importante e anche significativo. Significativo perché l'albero della vita, il mio albero della vita, voleva avere le radici, radici che innaffiate rafforzavano la corteccia, radici che rappresentavano il passato, che innaffiate rafforzavano la corteccia, che a mio giudizio rappresenta il presente. E che innaffiando le radici l'albero diventa importante, una chioma importante che rappresenta appunto il futuro. Ne è venuto fuori questo disegno che vi mostro, vedete? Un disegno che, come vedete, è iscritto dentro un quadrato che misura circa 38, dai 38 ai 39 centimetri, 38 centimetri,5 per l'esattezza. Poi c'è un cerchio, tra il cerchio e il quadrato io ho disegnato una rete che può essere anche sostituita da del tessuto. E poi l'albero vero e proprio, l'albero che come vedete, molto bello, lo dico da sola, è realizzato, pensate, in solo due tempi. Si parte con un'avviatura a punta da una delle radici, si percorre tutto il tronco e si fa gran parte del tronco e si realizza tutta la chioma senza tagliare mai. Dopodiché si riarriva un'altra radice con chiusura quindi a punta, rimangono due o tre radici che si realizzano con una seconda fase di lavoro, sempre con avviatura a punta e chiusura a punta. Spero che questo disegno colga il vostro interesse e che vi piaccia. Se avete bisogno di dettagli ulteriori, consultate il nostro sito www.mefcommunication.com dove troverete il nostro canale, il nostro catalogo, scusate, online.
Potete lasciare se avete bisogno di dettagli, potete lasciare un commento anche qui sul nostro canale YouTube, al quale ovviamente vi invito ad iscrivervi. E se volete dettagli ulteriori, potete contattarci agli indirizzi che trovate nel nostro canale. Spero che questo disegno vi piaccia. Spero che lo possiate realizzare. Il mio sogno è quello di vedere in futuro una foresta di alberi della vita più variegata possibile. Quindi io l'ho realizzato con del filo spider numero 100, un lino numero 100, con all'interno una coppia in filigrana d'oro zecchino nichelato. Quindi la trama, al centro della trama, questa coppia di oro zecchino che corre tu lungo tutto l'albero e lino. Ma ognuno di voi sarà libero di realizzare il proprio albero come meglio crede, quindi con del cotone, con della seta, con un metallizzato, con un sintetico, con i colori. In monocromia, come ognuno di voi vede il proprio albero della vita. E ripeto, sarà un sogno un giorno poter realizzare magari una mostra dove si vede una foresta di alberi firmati da tanti di voi in colori e tecniche diverse. Spero che tutto questo vi piaccia. Vi saluto cordialmente, augurandovi di poter realizzare anche a voi il vostro albero e di poter fare tantissimo merletto e vi saluto a tutti quanti.